Eccomi qui, finalmente i pacchetti di Amazon sono arrivati. Allora, chi mi segue su Instagram già sa della tragedia per ricevere questi pacchetti oggi. Non ho fatto nulla praticamente perché cioè rischiavo di non sentire il citofono e quindi perché praticamente Amazon mi aveva scritto che sarebbe arrivato a 3 fermate da me già da stamattina. E invece alla fine sono arrivate adesso, che sono le 6:20. E quindi niente, però ce l'abbiamo fatta, ho i miei pacchetti e adesso vi faccio vedere che ho preso. Un secondo. Eccoli qua. Allora, inizierei subito da questo, dall'intermedio. Qui abbiamo le scatolette che compro sempre i cagnolini, che sono queste qui, gusti misti, e mi trovo molto bene, è un prodotto tedesco, sempre super premium, e gli piacciono molto, non gli danno problemi. Ho preso queste cosine qui, ho preso il bronzer della Revolution e questo blush di Benecos, che è una marca, diciamo, che non ho mai sentito, però è biologica, infatti gli ingredienti sono molto buoni, non ha benzene, insomma è una marca bio e mi piace questo color malva. E poi ho preso questa, che merita di essere vista. È stata fatta in collaborazione con Tammy, che è una youtuber americana che seguo, e sono impazzita per i suoi colori, chiaramente. C'è lo specchio, quindi ve lo copro. E questi sono i colori. Direi che sono i miei. Ben poco appariscenti, diciamo, però insomma sono colori che mi ispirano tantissimo. Poi la proverò, vi farò sapere. Che poi dovete vedermi oggi, siccome volevo fare un video alternativo, diciamo, di quando mi arrivava il pacchetto, avevo posizionato bene la telecamera davanti alla porta, no? Io ho detto, quando arriva il corriere io vado lì, prendo i pacchi e torno dentro casa, no? Un'intro diversa. Ecco, niente, praticamente pensando che fosse Amazon sono andata tutta convinta, ho messo telecamera così, quello massonato, vado. Chi era? Era quello delle consegne del kebab, che mio marito aveva ordinato il kebab, la pizza e i falafel, una cosa del genere, non mi ricordo, perché aveva fame. E quindi niente, praticamente mi sono trovata io il corriere il trasportatore di questo kebabaro, ecco. Quindi mo non so se la metterò quella clip, però insomma magari come epic fail, non lo so, vediamo. Io ho messo pure la telecamera perché pensavo che era Amazon pure. Poteva essere, perché dice sta preparato e poi mi dice che se prima delle 22 le portiamo il pacco. Ma come? Io devo fare il video. Comunque, banda di ciance. Questa qui l'ho aspettata con ansia. Che se avete visto l'ultimo video,
magari potreste immaginare a cosa mi è servita una cosa arrivata per Amazon. Magari vi metto quel video o qui nelle schede, vediamo se riesco. Pronti? C'è una, quei cani che abbaiano, c'è una cosa, no? Che mi porto da Berlino. Quando andammo da MediaMarkt a Berlino a vedere, credo, il forno nuovo, e volevamo cercare anche una macchina nuova per il caffè, no? Ho detto, ma dai, facciamo quelle cialde, no? E giuro, no, le cialde no. E io feci un gesto che era, perché le cialde sono il futuro? E giuro, è sempre stato contrario a questa cosa delle cialde. Però siccome il caffè lo faccio soprattutto per me io la mattina e mi sono scocciata di usare queste, le caffettiere, la moda normale, ho detto sai che c'è, ma chi se ne frega, io me la compro e basta, tu non te lo bevi, ma chi se ne frega. Questa è molto carina, devo dire, perché è diversa da quella solita. Ah, e quindi caro amore, oggi, adesso stai scoprendo che finalmente le cialde sono con me. Cani che passano, che ci sono le gatte purtroppo, quindi ma c'è. Ma io la trovo carinissima, sembra una formica, non vi sembra una formica anche a voi? Dai, su, è troppo bellina. Mi piace un sacco e non vorrei sia domani mattina per usarla. Brava. Oh, guarda, c'è anche l'antennina. No, non sembra una formica. Sembra, come si chiama quel cartone animato dei bambini? Come si chiama che sono uno vestito giallo, uno vestito rosso, uno vestito celeste? Teletubbies. Ecco, sembra un Teletubbies. Bellissimo. Ok, niente ragazzi, quindi questi sono i miei acquisti. È carina, no? Ci sta proprio bene vicino alla mia friggi. Sono troppo contenta, è della De Longhi, quindi insomma mi è piaciuta anche per questo, perché è una marca che conosco e che mi piace, e quindi niente, sono super felice, super happy. E per la serie Ma è una gioia, oggi saremmo dovuti andare a mangiare insieme fuori in un posto molto carino o portoghese. Infatti avevo anche caricato la macchinetta, volevo portarla per fare il vlog lì, e solamente che non è stato possibile perché stamattina minacciava pioggia, cioè veramente, ma è una gioia. E quindi niente, ci andremo un altro giorno, insomma, adesso vediamo quando. Però insomma, ecco, mi sarebbe piaciuto portarvi in quel posto lì, perché è un quartiere, diciamo, di Valencia, ed è molto molto carino. Tra l'altro, volevo dirvi, che stamattina ho preparato il caffè a Giuliano con la caffettiera questa nuova, la macchina del caffè della Nespresso, questa qui nuova che ho preso, e gli è piaciuto molto. Ha dovuto ricredersi e ha detto, ah, è pure cremoso, cioè certo non è come quello del bar, grazie, non è un bar qua, è una casa. E quindi sono contenta, perché comunque è piaciuto anche a lui. Molto bene, c'è una vicina affacciata alla finestra, ok, mi prenderà per scema. E voglio farvi vedere una cosa, anzi due. La prima, vi voglio far vedere la cuccia che comprai prima dell'arrivo di Lucifer, e sulla quale non saliva mai nessuno, cioè nessuno saliva su quella cuccia. È arrivato Lucifer e c'è andato solamente lui. Lui e le gatte, perché se mi seguite su Instagram le vedete le gatte che si mettono sulla cuccia questa grigia all'esterno. Lucifer me l'ha totalmente distrutta, infatti adesso dovrò ordinarne un'altra sullo shopping di Lidl online, perché la presi appunto sullo shopping, sul negozio online della Lidl.
e devo dire mi è piaciuta molto, cioè veramente molto bella. Poi insomma a lui si per piace, ultimamente vedo ci salgono anche gli altri, però ecco gli altri non la distruggono come lui. Ve la faccio vedere un secondo. Cioè, ma vi sembra possibile una cosa del genere? Cioè, vi sembra possibile una cosa del genere? Totalmente distrutta. Totalmente distrutta. Oh, qui abbiamo una cretina. Abbiamo anche un marito Reduce dalla siesta. dalla sesta valenziana. E adesso vi faccio vedere un'altra cosa, vero Greta? Vi faccio vedere una parte della casa, che poi vabbè, parte della casa, è una parte fuori di casa che non avete mai visto. Ecco, non fate caso, qui mi è crollato il cartone, uno dei cartoni da buttare. Ta-ta. Vi faccio vedere il nostro sgabuzzino con tutti i miei detersivi, e qui c'ho le lavatrici. Anzi, lì ha finito di fare la lavatrice dei calzini, quindi adesso vado a stendere. E quindi vabbè, qui c'è la caldaia, qui ragazzi è pieno di scatoloni vuoti che quando ci sono serviti del, come si dice, del trasloco. Ah, abbiamo anche le ruote della BMW invernali. Qui tutti quanti i miei detersivi, 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 tutti i detersivi. Miki, cose del giardino. Eccoci qua. Amori miei, amori miei, amori miei. E quindi avete visto anche l'ultimo pezzo terribile di casa. Comunque oggi è proprio giornata un po' incerta. Eccolo qui il distruttore di cuccia. Che poi non so se si vede, ma oggi mi sono messa il bronzer, questo qui che ho comprato, insomma, della Revolution. Anche il blush, questo color malva, che è molto carino, e ho fatto anche un piccolo trucco, ma molto blando, con la palette. Guardate, non so cosa si vedrà. Vabbè, riprovo. Comunque, adesso devo andare a sistemare le coperte che ho qui. Che l'ho appoggiata lì perché le ho sgrullate, perché una volta al giorno sgrullo e faccio prendere aria, insomma, un po' alle coperte che usano i cagnolini, così tolgo quelle alte, li metto queste qui, insomma, sempre le solite cose che tocca fare. La vita è sempre questa. Comunque adesso vi faccio parlare con il grande capo, eh. Capo. Eccolo, ecco il grande capo, sta Allora. cuffiato vedendo 2 stelle Michelin sushi a San Francisco. Allora, io voglio chiederti una cosa. Le cialde, no? Che io dicevo che era il futuro, che adesso è diventato il passato, perché sono passati 10 anni da quando le volevo. Com'era il caffè? Com'era il caffè? Era buono, bello, cremoso, un buon caffè. Non come Beh, quello del bar, non chiaro. come quello del bar, chiaramente, però un buon caffè, diciamo la verità. Bravo. Quindi ho fatto bene, no? Sì, hai fatto bene, dai, anche se io sono contrario al costo del caffè in cialda, perché un buon caffè in polvere sta sui 20 euro, diciamo, un ottimo caffè, mentre il caffè in cialda, il costo del caffè Ma sta ovviamente la anche, comodità. è sicuramente molto più Poi comodo, noi però. non siamo persone che bevono un sacco di No, 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 ne caffè, beviamo uno al cioè io ne prendo giorno. due la mattina e basta, non prendo il caffè dopo pranzo, non prendo il caffè dopo cena. C'è gente che si fa Sì. 5-6 caffè Effettivamente a me al giorno. piace un caffè al Cioè non è giorno che buono, beviamo mi tanto piace bere un caffè. caffè, quindi. Infatti io aspetto sempre la mattina quando arrivo al ristorante per prendere il primo caffè, più che prendere il caffè in casa quando esco. Sì, perché poi quando lui si sveglia la trova freddo il caffè, perché io facendo la moka chiaramente poi dopo 10 minuti si è freddato, invece così Ovviamente, perlomeno così scendi. scendo e me lo faccio fresco, bello caldo. Bene. Ok.
Un saluto, ragazzi. Ci vediamo dopo. Diciamo che è tornato vincitore dal supermercato. Qua. Vediamo che Contrino, hai preso. Ticket, vediamo. Totale. Di solo il totale perché 45, sennò 68. Il video è troppo lungo. Sì, no, 45,68. Vai, vediamo. Ok, vabbè, vediamo cosa abbiamo preso. Il pane campesino. Una barra di pane. Poi ho preso i guanti perché devo fare i carciofi e quelli piccoli. Ma perché quelli così, tutto sto pacco? Che cacchio ci fai? Ci stanno solo questi grandi. Ci così sono mi, quelli mi grossi di gomma. Poi ho preso le salviette struccanti. All'aloe vera, che so che a te ti piace l'aloe vera. Poi ho preso, voilà, carciofi, sembrano i romaneschi, guarda quanto sono grossi. Sì, sono belli. Guarda strano. Che belli. Certo, no, c'erano pure quelli fini, non l'ho presi. Questi mi sa che non c'hanno nemmeno il pelo. Poi, rombo. Quanto pesa? Un chilo e passa, perché stava a 12 euro, 16,78, quindi è un chilo e passa di rombo. Poi ho preso un bianco chardonnay, che stava in offerta, del 2021, credo che sia buono. Poi ho preso il rum, che devo fare i dolci, devo fare i pasticcini. Poi ho preso il limoncello, che a casa nostra un goccio di limoncello dopo cena non deve mai mancare. Oh. E poi miau. Basta, ho finito. Perché scatolette ne ho prese, gatte. Quattro ne ho prese, due al salmone trota, salmone tuccia e pollo e tacchino e verdure. Ma veramente il pollo si chiama frango. il frango si chiama in portoghese. Portoghese il frango, il Perù e le legumes. Va bene. Ecco qua. Basta, e quindi adesso Giuliano inizierà a cucinare. Oggi non faccio un oh, mi è troppo da ridere, stavo a fare no. Vabbè, stavo dicendo una cosa, no, vabbè, sorvoliamo. Dicevo, adesso Giuliano inizierà a cucinare il rombo con i carciofi, vediamo cosa esce fuori e noi lo seguiremo passo passo. Io oggi mangio e basta, non voglio fare una mazza. Poi casomai vi spiegherò in privato su Instagram. Abbiamo sostituito la parola originaria con la parola mazza. Vabbè, se no lo spiego poi su Instagram, che se no su YouTube mi bannano. Vediamo come procede. Sì, intanto ho messo le patate qua, adesso mi serve. I carciofi sono puliti, li a bagno con acqua e limone, il rombetto sta qua. Sì, no, era un buono, non gli faccio niente se non gli vado a tagliare le spine laterali in eccesso, perché questo lo cuciniamo al forno sano sano. Vediamo come procede, qui abbiamo i carciofi. Con l'aglio e la menta, quella nostra del giardino, la mentuccia, pepe nero, mi serve il sale, ci mettiamo così. Ci ho messo pure un po' d'acqua dopo averlo sudato l'aglio, adesso lo tappiamo. Lo abbassiamo un po'. No vabbè raga, ma non è bellissima la mia macchinetta? Mamma mia che bella che è. Non è bellissima avere uno chef in casa? Yes, col guanto, guarda.
manca solo questo. Sei proprio uno chef, peccato che lo cucino sempre io. Quando ce l'hai che cucina, c'è lo chef in casa che cucina. Infatti, una volta. Yes. Una volta almeno. Certo, mi fa un casino, però. Che casino, ogni volta che pulisco io lascio sempre questo perfetto, pulito e ordinato. Sì, qua la piscina dentro la cucina. Voilà, eccoci qua. Ragazzi, volevo farvi vedere mentre faceva tutto quanto il coso, però non mi ha detto niente. Comunque là sotto non si vede, c'è un rombo coperto di patate e carciofi. E poi patate e carciofi. Che adesso finirà in forno, ecco, in mezz'ora a 220 gradi. Ecco qua il piattino. Rombo, patate e carciofi. Bello. Poi qui ci sono altri due piattini sempre con le verdurine, nel caso avessimo ancora fame. Quindi a questo punto direi che possiamo iniziare a mangiare noi. Esattamente. Beh, io con questo rombo l'avevo pensato già da prima, perché è una ricetta molto grassa, il rombo è un pesce grasso, non potevamo che accompagnarlo con un Chardonnay 2021, che è un... Vi faccio vedere il mio Chardonnay. Perché me ne piace. A Chardonnay white. Molto white. Molto white. Quindi prima che si fredda, esatto, diciamo, noi mangiamo. Vi auguriamo una buona serata a tutti quanti. A tutti quanti, ci vediamo prestissimo al prossimo video. Rock and roll. Ciao. Ciao.